ingegnere pugliese. Salve, buongiorno a tutti. Innanzitutto il mio plauso alla commissione, perché è la prima volta che in 12 anni di attività professionale vedo qualcosa del genere, vuol dire che c'è un cambiamento. Io vorrei tenermi sul livello più basso, chiedo scusa alle persone che mi hanno preceduto che sicuramente hanno una visuale differente legata anche al ruolo professionale che svolgono da anni, però io sento di appartenere a quell'altro gruppo di professionisti, cioè professionisti giovani, non più giovani, intorno ai 40, che hanno partecipato a decine di gruppi di progettazione o di direzione lavori e sono sempre stati tenuti in secondo o terzo piano. Per cui, pensando che questo tipo di incontro si rivolga non soltanto a delle attività specifiche legate ai concorsi, ma a tutto quello che riguarda il lavoro che dovrà essere svolto da tecnici per il Comune di Napoli, dico bene? Penso che bisogna fare alcune piccole riflessioni importanti. Allora, innanzitutto, una prima cosa che secondo me va osservata è quella della progettazione interna. La progettazione interna è una cosa che secondo me è ai limiti della follia, perché in tantissime attività, soprattutto quelle progettazione interna, esatto, perché diciamo che nella maggior parte dei casi, soprattutto con i progetti gestiti con fondi comunitari in passato, si è sempre assistito ad una finta progettazione interna, cioè ad un numero enorme di tecnici interni all'amministrazione, molto spesso incompetenti, che per avere la premialità interna avevano la possibilità di inserirsi come progettisti e avevano poi i consulenti esterni, che poi, da un punto di vista curriculare, non avevano il titolo di progettista, e questo è un problema molto serio. Allora, l'invito che io faccio all'amministrazione: se ci sono i tecnici interni, la progettazione interna se la fanno tutta, dall'inizio alla fine, senza consulenti. Così è chiaro che io o altri tecnici, non avendo alcun tipo di emolumento da questa attività, a che titolo diamo collaborazione? Invece, per restare sul mercato, per lavorare, io faccio anche la collaborazione, perché che devo fare? Devo andare avanti. E quindi, prima cosa, progettazione interna, che non voglio dire nel 100% dei casi, ma che in tantissimi casi è una finta progettazione interna. Quindi questo mi sembra un modo essenziale. Allora, ci sono le professionalità nel comune? Benissimo. Allora, queste persone fanno i tecnici e fanno i professionisti. Punto. Seconda cosa. Non è più a costo zero. Allora, questo è un problema dei costi che bisogna capire ed è un peso dell'amministrazione. Io mi rendo conto che è un peso dell'amministrazione, però, chiedo scusa, se bisogna effettuare una progettazione e ci sono le risorse interne, ben venga che queste risorse interne del comune emergano, ma se queste risorse non ci sono, queste risorse vanno prese all'esterno e non si fa la finta collaborazione che diventa reale progettazione che poi non ti dà titoli. Secondo punto fondamentale riguarda invece il numero massimo di incarichi. Io sono uno di quelli che dice finalmente non ci sono sempre i soliti noti che accedono a questi incarichi. Il problema è che la normativa oggi vigente ci limita da questo punto di vista, perché noi non possiamo mettere dei paletti fissi. Possiamo tutt'al più, secondo me, da un punto di vista formale, all'interno dei bandi, inserire un punteggio che penalizzi chi ha già conseguito incarichi con la pubblica amministrazione su progetti, ma secondo me non possiamo bloccarli, perché beccheremo ricorsi a morire e quindi peggio che andare di notte. L'ultima cosa, il ruolo dei soggetti nel raggruppamento temporaneo, che mi sembra una cosa bellissima. È una cosa molto semplice, basta mettere le schede che vengono messe all'interno del bando di gara direttamente a contratto. È una cosa che non si fa mai. Cioè, vengono richieste tutte le professionalità, i curricula, tutto, dopodiché, quando viene appaltato il lavoro, questi tecnici scompaiono, non ci sono più. Improvvisamente non sono più interessati a questo lavoro, ed è quello che accade 9 volte su 10.
Perché? Perché vieni tirato dentro perché semmai hai il curriculum o perché hai delle professionalità, ma quando si tratta di fare lavoro ci sono altri. Allora, da questo punto di vista, basta una cosa semplicissima. La scheda che viene messa nel bando diventa parte del contratto. Hanno chiuso il pagamento, così come avete detto voi, sulle percentuali fissate, e il gioco è fatto. Quindi, secondo me, è una cosa veramente, diciamo, intelligente, se verrà fatta. Basta, io non devo dire altro. Vi ringrazio di avermi dato la possibilità di comunicare questa cosa. Grazie.